Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Scrap Mechanic Survival. Oggi ci creiamo una gigantesca zattera che funziona veramente da dio. Ma prima costruiamo una torretta automatizzata per sparare ai bot e sblocchiamo la mitragliatrice a canne rotanti. Buona visione! No no ragazzi, tranquilli, i vostri occhi non vi stanno ingannando. Siamo tornati su Scrap Mechanic Survival. Ammetto, io avevo avvertito la gente: non statemi a tartassare nei commenti, altrimenti mi passa la voglia. E mi era passata la voglia, mi è tornata adesso? No, ma mi sono detto comunque un episodio di Scrap Mechanic Survival ce lo possiamo fare. Allora, rimbocchiamoci le maniche perché ci aspetta un bel po' di lavoro. Come prima cosa sono andato a fare un po' di casse di frutta e verdura perché ci serviranno per alcune delle creazioni di questo episodio. Prima di tutto volevo testare come si comporta il nostro camion a pieno carico. Potete vedere infatti che stiamo trasportando ben 12 casse di frutta e verdura. E devo dire che nonostante non gli abbia potenziato il motore, dato che ho raddoppiato il carico rispetto al solito, si comporta abbastanza bene. È difficile un attimino sterzare, ma non mi posso lamentare. Perfetto, eccoci arrivati dal nostro amico Nano. Vediamo di scaricare praticamente tutto. Ma io posso sparare al pulsante? Oh! Gli posso anche sparare, quindi in teoria potremmo automatizzare il tutto mettendo uno sparapatate, in modo tale che ci prelevi tutta la merce sul camion in automatico. E voilà, men che non si dica, abbiamo consegnato il tutto. Allora, se ho capito bene, hanno aggiunto un nuovo tipo di semi all'interno del gioco, ovvero i semi di cotone, perché in tanti si lamentavano che era una rottura di scatole dover sempre andarla fuori a cercare le piante di semi. Adesso praticamente, se gli date 3 casse di banane, vi dà 5 semi di cotone. Ok, vediamo di portarceli a casa così li possiamo piantare. Io ho fatto una scorta incredibile di armi sparapatate, di quelle montabili, con cui quest'oggi ho intenzione di costruire una sorta di torretta che dovrebbe difenderci in automatico. Allora, possiamo anche comprare, solo 2, vabbè, meglio che niente, 2 contenitori per le patate che verranno effettivamente utilizzati dalla suddetta torretta. Non mi dispiacerebbe però comprare anche questa, guardatela quanto è bella. Però mi servono altri 2 nani in gabbia. Oddio, potremmo magari fare una capatina, c'è una foresta bruciata poco distante. Magari, se siamo fortunati, cioè il DeLonGamer che è fortunato quando mai, però. Ok, eccoci arrivati alla foresta bruciata. Allora, parcheggiamo il camion in un punto tattico in modo tale da poter spingere effettivamente l'eventuale gabbia direttamente al suo interno. Oh oh, è già arrivato il comitato di benvenuto, ciao ragazzi! Aspetta, aspetta che ce n'è un altro anche là dietro, gradisca tutta la mia patata! Ok, dove ci sono i bot di solito mi spawnano anche quei cavolo di nani. Aspetta, aspetta, giurerei di aver sentito il rumore di un nano che chiedeva aiuto. Guardalo qua dietro. Ah, aspetta che ci ho finito in pieno nell'incendio perché di quelli per porca. Salve signor nano, scusi, Lei ha scelto un punto brutto in cui spawnare. Ok, vediamo se riesco a riportarlo al camion. No signore, non avalle, non avalle, non avalle che il camion è di là. Il camion è di là, cortesemente si developpi da quell'altra parte. Porca boia. E mi ha mancato il camion in pieno e sta rotolando inesorabilmente verso la strada. Vabbè, lo recuperiamo dopo. Do giusto un'occhiata perché mi hai detto che ogni tanto ne spawnano 2, come nell'altra foresta che abbiamo trovato nei primi episodi. Credo che ce ne sia un altro perché sento la sua voce da queste parti. Eccolo laggiù. Oh maronne, sono stato strafortunato quest'oggi. Devo darmi una mossa anche perché stanno calando le tenebre. Dannazione, anche questo ha mancato in pieno il camion e sta rotolando verso valle. Dai che si impila dietro l'altro. Aspetta, 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 secondo. No, non mi finisca nel buchino, vada un po' più in là. Ed eccolo là, in parte a suo cugino. Cosa vuoi di più dalla vita? Uniti anche nella gabbia. Aspetta che ovviamente ci doveva essere il bot rompiscatole. Dimmi che l'ho trito sotto. No, è ancora vivo il maledetto. Scusi, porti pazienza, devo uccidere tutti i testimoni. Se no mi cavano la patente. Che poi vabbè, il DeLonGamer non c'è neanche la patente nella vita vera. Ma vabbè, dettagli. Oh, caspita, ho davvero poco tempo prima che i bot spawnino. Allora, come li carico? Perché sto camion non era calcolato per portar via i signori. In teoria, dimmi che ce li ho. In teoria ce la dovrei fare. Allora, mettiamo un perno rotante qua e creiamo una piattaforma che sia abbastanza lunga. Ok, dovrebbe essere più che sufficiente. Dove è andato, signore? Dov'è finito adesso? Era qua dietro il cespuglio. Pensavo di nascondersi, invece no. Adesso vieni a casa con me, anche se ne sto sui maronzoli. Guarda, quasi dentro, un po' più dentro. Oh mio Dio, vuoi vedere che ci stanno entrambi? Non devo neanche fare 2 giri. Diamo un bel colpo da dietro al signore. E voilà, perfetto. Sto camion è praticamente universale. Può fare di tutto. Ottimo, allora, togliamo la rampa. Ecco qua. Oh, piano! Per un secondo credevo volassero fuori. Porco cane, ci sono state un paio di volte che il camion stava per capottarsi.
Ma vabbè, dettagli, l'importante è essere arrivati più o meno sano e salvi. Se anche mi cappotto qua non è un problema, Si vede che hanno aggiornato Scrub Mechanic. Da cosa lo capisco? Dal fatto che si stanno sminchiando le cose che ho messo. Dai, dai, ma porca di quella iperporca. Ciucciami i nani e tanti saluti, ecco qua. Ottimo, con questi due nani finalmente dovrei potermi comprare la mitragliatrice a patate rotanti, cioè a canne rotanti. Vabbè, come inventario pieno, Senti, buttami via un po' di patata. Ecco qua, tanto non me ne faccio nulla. Non ne avrò mai patata, ti amo. Ed eccola qua, finalmente è in mio possesso. Allora, toglimi il fucile. Piccolina, vediamo un po' come spari. Se ho capito bene, le patate faranno la metà dei danni rispetto a una patata normale. Ma ovviamente spareremo patate a una velocità assurda. Oh, ed ecco il comitato di benvenuto. Porco cane. Aspetta. Allora, parcheggia qua, apri le porte, tirami fuori le canne rotanti, che gliele faccio ruotare tutte io, sti maledetti. Ho lasciato la porta aperta. C'è anche il boss che mi sta sparando da una certa distanza. Aspetta. Ok, questi li abbiamo eliminati. Guardalo laggiù. Guardalo laggiù, Jesse. L'ho preso. Incredible, l'ho preso. Aspetta che dove ce n'è uno ce ne sono di solito altri due almeno. Oh, ho finito la patata. Ho finito la patata dei Longhi. Oh, porco cane. Aspetta che non mi ha visto. Fammi rientrare. Fammi rientrare prima che mi sparino. Patate. Ma no, ma dai. Ma proprio qua dovevate venire a sparare. Aspetta. 10 secondi. Un attimo di pazienza. Va che macello. Aspetta, t'ho visto adesso. Fettentone, meno male che è ribloccato sull'angolino. Ma mi avete sfracellato il povero cancello. Mi avete anche sfracellato altro. Ma ci siamo capiti? Aspetta. Buoni ragazzi. Aspetta, guarda anche gente di qua. E certo, il signore si era anche spunato male. Ok, buoni. State buoni. Per fortuna che almeno... Oh no, ho finito di nuovo la patata. Aspetti, affrontali a martellate. Tanti saluti, signore. Signore, sono da qui da parte. Signore, non mi ignori, che poi divento violento. Che casino. No, mi avete buttato giù i miei tubi. Porco cane, era la parte che stavo per far vedere. Ma porca di quelli per porca. Ma sarete fettentoni. Allora, vedi di riattaccarmelo lì. Perfetto. Sì, ogni tanto i bot quando passano da queste parti mi distruggono il tubo, non so perché. Comunque, per la mia grandissima gioia, come potete vedere, sono riuscito a portare i tubi più o meno fino alla nostra base. Dov'è il pulsante? C'era un interruttore qua. Mi hanno rubato anche l'interruttore. Non giochi a Scrub Mechanic per 2 settimane e ti sparisce praticamente tutto. E ho anche una mezza idea che non so se funzionerà effettivamente. Vorrei cercare di collegare i suddetti tubi ai contenitori dell'acqua da questa parte, o quantomeno portarli il più vicino possibile. Ok, ho dovuto fare un giro di tubi davvero astruso, come potete vedere. Ma in teoria, se colleghiamo il prossimo pezzo... Sì, ok. Ok, promette bene, in teoria devo solo andare a premere l'interruttore per attivare la pompa e ti prego gioco, dovrebbe partire. Sono un pirla, non è un problema della pompa, semplicemente il tanicozzo dell'acqua è pieno. Se io gli cavo un po' d'acqua, ora in teoria dovremmo vedere, in men che non si dica, le varie bottigliette d'acqua che passano all'interno dei tubi. Sono iperveloci, ma si dovrebbero vedere. Ma guardate, apro il contenitore, potete vedere che pian pianino si sta riempiendo. Oh, non ci credo mai nella vita. Abbiamo automatizzato il tutto ed in teoria dovrebbero poi andare a riempire anche il contenitore qua sotto una volta che quello sopra sarà completamente pieno. Allora, li ho dovuti collegare più correttamente perché non avevano le entrate comunicanti. Però potete vedere che seppure i tubi siano collegati sotto, l'acqua va a riempire effettivamente anche il contenitore sopra. Volevo anche vedere di piantare i semi di cotone che ci siamo comprati prima dal nano. Ecco qua, per adesso li semino e li raccolgo io manualmente. Presumo che le piante saranno più o meno le stesse che vediamo normalmente in natura. Perfetto, nel frattempo è l'alba di un nuovo giorno. Io sono sopravvissuto a un altro attacco. Mi hanno di nuovo mezzo distrutto alcuni di questi tubi. Maroni, o non mi lasciano mai stare quei cavolo di bot. Allora, siccome dopo devo costruire la nostra zatteronza di raft, direi che cosa buona e giusta vedere di craftare alcuni razzi, perché richiedono un bel po' di tempo e tante risorse. Hanno aggiunto un nuovo contenitore, quello per le scorie chimiche, perché da quello che ho capito adesso possiamo sparare le scorie chimiche, ovviamente, utilizzando la pompa ad acqua, che in questo caso invece sparerà scorie chimiche sui bot nemici, il che vuol dire che al posto di avere l'arma che spara patate, anche le scorie chimiche potrebbero essere una valida alternativa. Allora, piazzerei la nostra mitragliatrice, in teoria, qua davanti. Non so effettivamente se funzionerà, ragazzi, incrociamo le dita perché non l'ho testata, me la sto inventando sul momento. Allora, possiamo mettere direttamente 2 sparapatate, una qui e una da quest'altra parte. Ovviamente
ci dobbiamo collegare un paio di sensori che dobbiamo portare al livello massimo. Li possiamo mettere direttamente sotto la relativa canna. Aspetta che questo non l'avevo upgradato. Il range massimo per adesso è di 20 blocchi, che non è tantissimo, ma è meglio che nulla. Di sicuro tutti i bot che arriveranno qua davanti si dovrebbero prendere una quantità di patata davvero spaventosa. Allora, tutte le nostre patate le possiamo mettere qua dietro sul contenitore. Dimmi che ne ho già un po'. Per adesso ne ho un centinaio, ma dopo casomai andiamo a rifornirci, meglio che nulla. Il contenitore lo colleghiamo a ciascuna delle sparapatate, perfetto. Sulla parte superiore invece mettiamo le nostre care buone vecchie tre porte logiche per vedere di automatizzare il tutto. Aspetta che colleghiamo anche l'interruttore, altrimenti cominceranno a sparare patate direttamente fin dall'inizio, perfetto. Fammi fare una cosa tattica, mettiamo due file di porte logiche, una per ognuno dei sensori e della relativa spudgun, altrimenti vengono fuori casini. L'interruttore qua automaticamente non ci serve e possiamo semplicemente fare in modo che il primo sensore sia collegato alla prima porta logica e il secondo sensore sia collegato alla prima porta logica ma della seconda serie quassù. Ora qui riprogrammiamo in XOR e XNOR. E se abbiamo fatto tutto correttamente, quando io mi metterò davanti al relativo sensore, ok, potete vedere, aia, che mi sparano patata addosso come non ci fosse un domani. Ok, la nostra torretta è di dimensioni abbastanza compatte. Al fine di evitare che i bot si avvicinino e comincino a danneggiarla, ci metto molto volgarmente qua in parte una sega circolare che basterà... Sì, mi sono spaventato. Ve lo giuro, mi... Sono un pirla. Sono un pirla di dimensioni bibliche, sono il primo a dirlo. Porco cane, ero talmente preso dei miei discorsi che mi ero dimenticato che mi trovavo davanti a una torretta sparapatate. Ok, l'ho anche caricata praticamente al massimo. Cosa vuoi di più dalla vita? Ecco, che non mi jumpscare da solo, sarebbe un buon inizio. Allora, in attesa che calino le tenebre, direi che è giunto il momento. Porco cane, devo anche riparare il cancelletto. Anzi, Lon, fai una cosa tattica. Ripari sto boia di cancello. Perfetto, poi lo ricolori come non fosse accaduto nulla. Non ci sono prove video che questo cancello sia stato distrutto 826 volte. E per quanto sì, sono brutte ma funzionano, ci metti davanti un paio di seghe circolari. Mi hanno distrutto un altro blocchetto anche lì. Vabbè, l'importante è che le seghe circolari dovrebbero tenere lontani quel cavolo di bot, così non devo ripararlo ogni 5 secondi. Ma bando alle ciance. Allora, spostiamo sto cavolo di camion dentro. Dovrò fare un garage prima o poi. Dimmi che ci sta qua. Perfetto, bravo ragazzone. E vediamo di iniziare a costruire la nostra mega zattera di Raft. Visto che nei commenti continuano a chiedermi: Malone, quando torni su Raft? E su ogni singolo episodio di Raft ho chiaramente detto che torno su Raft quando ci saranno aggiornamenti. Pertanto, se non ci sono aggiornamenti, non ci torno. Vediamo di unire l'utile ai sordi e cerchiamo di craftarci la zattera di Raft su Scrap Mechanic. Una roba piccola, ragazzi, perché porca di quelli per porca mi van via tutte le risorse e non so neanche se riuscirò a farla galleggiare, per inciso. Ovviamente dovrò utilizzare i blocchi di legno di livello 3 perché sono quelli con la galleggevolezza maggiore. Pure la gente si è triggerata male. Malone, si dice galleggiamento. Sì, lo so, ragazzi, un po' di ironia, ridete nella vita, santo cielo. E peggiore delle ipotesi, sapete bene che sulla parte inferiore ci possiamo anche piazzare i blocchi, quelli con le bollicine di plastica. Però mi utilizzerà il greggio. Vabbè, non importa, cosa mai vado sott'acqua a recuperarne un altro po'. E magari la nostra zattera su Raft avesse il legno rinforzato tutto in metallo contro l'avvocato. Se non guardate la serie di Raft non capirete molti riferimenti. E anche le lucine. Sapete cosa? In onore popo di Raft, allora vediamo di fare una cosa del genere. Non so se mi funziona, ma fra 2 secondi capirete. Ok, ci mettiamo praticamente le retine, quelle che catturano l'immondizia, come abbiamo sul gioco originale. Cioè, che è una tattica un po' scema, perché mi appesantiranno tantissimo la costruzione. Ma vabbè, sto cercando di emulare la nostra cara buona vecchia zatteronza in attesa che escano nuovi aggiornamenti. Oh beh dai, è decisamente molto più grande di quanto mi sarei mai aspettato. È più larga che lunga, ma vabbè ragazzi, non importa, non devo fare qualcosa che sia bellissimo. Allora, ora dobbiamo trovare un posto in cui mettere i nostri razzi. La maggior parte me li dovrei essere anche già craftati. Eccoli qua. Io spero vivamente che 4 siano più che sufficienti. Li mettiamo casomai ai lati. Allora, ho messo un perno rotante, un cubetto, e sul suddetto cubetto ci colleghiamo il primo razzo. Perfetto, stessa cosa. La facciamo un po' più in parte. Porco cane, con tutti sti cubetti mi si intrippano male gli occhi. Non capisco.
dove ho messo i vari oggetti. Ecco qua, vediamo di rendere tutto un pochettino fatto meglio. Uno qui, uno qua, perfetto. E la stessa cosa la facciamo anche sulla parte destra. Il problema è che questi sono razzi di livello 1. Mi servono decisamente molti più componenti in modo tale da potenziarli al massimo, perché ribadisco, smuovere sta cosa sarà abbastanza tosta. Ti prego, dimmi che avevo dei componenti da parte. Sì, per fortuna. Ma casomai con tutti i bot che stanno per arrivare ad attaccarmi, dovrei riuscire a recuperare tutto quello che mi serve. Ok, manca davvero poco all'attacco, praticamente poco più di un minuto. Nel frattempo potete vedere che le nostre piante di cotone sono cresciute. Va, che spettacolo. Oh, così non ci dobbiamo più avventurare là fuori, e mi hanno dato stavolta 10 semi di cotone, così pian pianino potremo avere una coltivazione davvero incredibile. Ok, è questione di pochi secondi e i maledetti dovrebbero spawnare. Eccoli che sono arrivati. Stiamo più che altro attenti a non farmi sparare sulle gengive. Ciao amici, come va? Tutto bene? Gradite un po' di patata nel frattempo? Venite qua davanti, no, più davanti, signore. Mor davanti, maronne il lag. Ah, porco cane, mi hanno sparato dalla distanza. Ok, aspettami, cucù un panino. Però sembra che non attacchino il mio cancello una volta tanto. Ok, allora intanto vediamo di far fuori sti cavolo di bot da questa parte, veloce. Perfetto. Ah, porco cane, ho visto una roba davanti, mi sono spaventaterrimo. Aspetta. Signor bot, più... Porco cane! Signor bot, venga più a destra. Mi avete distrutto di nuovo sto cavolo di tubo. Ma perché lo attaccano? Ok, allora attiriamo l'attenzione di questo bot senza farci colpire. Vediamo un po', passo di davanti. Perfetto, ok! Funziona davvero tanto bene quando ci passano davanti. Ma vabbè, come ho detto, la replichiamo e vedrete che viene fuori un progetto davvero incredibile. Allora, visto l'elevato consumo dei razzi, di sicuro dovremmo craftarci un paio di contenitori di carburante. E qualora morissimo in alto mare, ovviamente, abbiamo bisogno di un letto per il respawn. Allora, dato che pesano un sacco sulla parte posteriore, mettiamo i due tonicozzi di carburante. Dimmi che in teoria ognuno lo posso collegare anche a più di un razzo. Perfetto, quindi uno da una parte e uno da quell'altra, in modo tale da gestirsi meglio il carburante. E dato che i LED sono dietro, potrò capire quanto carburante mi resta anche quando abbiamo la visuale in terza persona. Ovviamente avremo bisogno anche di una vela. E voi dite, ma cosa ti serve la vela che c'ha i motori dietro? Su Raft non ci sono. Ok, beh, li hanno aggiunti dopo, ma facciamo finta che non ci siano. Facciamo finta che sia la prima zattera, e pertanto ci dobbiamo mettere la vela. Potremmo fare forse una cosa del genere. No, non deve essere gigantesca, perché appesantirà tantissimo, ovviamente, tutta la struttura. Ecco qua. E direi che questa è l'occasione perfetta per testare i blocchi, quelli del tappeto, che potremo utilizzare quindi per la nostra vela. Meglio che nulla. Vediamo un po', dimmi che ci stanno. E beh dai, meglio che nulla. Ecco qua, casomai li coloriamo un pochettino di più di bianco. Vediamo un po' se gli dona. Sì, fa effettivamente poco tanto vela adesso. Perfetto, e il resto casomai... Aspetta, facciamogli magari di un marroncino un po' più scuro. Ecco qua, in modo tale che si distacchi meglio. Abemus la vela, non ci credo mai nella vita. Sembra una vela di Minecraft, ma ci siamo capiti. Casomai, guarda, gli tolgo un paio di blocchi, così sembra un po' più veloso. Aspetta un attimo, su Raft, se non ricordo male, c'è anche una maniglia messa dietro la vela, in modo tale da poterne gestire bene l'inclinazione. Quindi gliel'ho messa anch'io. E lo spazio notte a disposizione si sta già esaurendo. Allora, mi serve un sedile per comandarla. Che facciamo? Devo mettere decentrato, perché altrimenti non si vede nulla. Oh beh, lo possiamo mettere tranquillamente da questa parte e lo colleghiamo anche al perno della vela, così che quando io giro da una parte la vela dovrebbe girare dalla stessa medesima parte. Aspetta che devo anche migliorarlo un attimino, in modo tale, guarda che bello, da poterci collegare anche i perni che faranno ruotare i razzi posteriori, altrimenti andiamo a finire in culolandia. Ah sì, magari colleghiamoci anche i razzi, genio. Altrimenti come li attivi? Ecco qua, dimmi che gli bastano le connessioni. La risposta è perfetto. Sì, ci sta. Vediamo per adesso di sollevare il tutto. Ottimo. E casomai qua sotto possiamo iniziare a mettere lo strato di bollicine, perché lo sappiamo tutti che sta cosa non galleggerà ma poco mai. Avete visto l'altra volta quando ho aggiunto una semplice chest? La barca ha cominciato ad avere numerosi problemi. Aspetta un secondo, nonostante sia una pessima idea perché andrà ad aumentare di tanto il peso, casomai facciamo una postazione più seria per il nostro marinaio di acqua dolce DeLong Gamer, in modo tale che quando si trova all'interno della postazione di guida non gli piova addosso, l'avvocato di Raft non lo smozzichi e via dicendo. Guarda, la possiamo fare anche un pochettino più alta, ma no.
Io ho paura di quando sta cosa dovrà poi galleggiare, voglio essere onesto con voi. Allora, peggiore delle ipotesi, posso anche metterci una bella finestrella, che lo so che è leggermente decentrata, ma non posso farci nulla nemmeno io. Il resto invece, casomai, lo possiamo fare in vetro. Anzi, dammi alcuni perni, perché casomai possiamo fare la parte posteriore che possa essere tranquillamente aperta all'occorrenza, perché qua dentro farà ma proprio tanto caldo. Allora, tanto per dare un po' di colore, la zona della cabina di comando la possiamo fare rossa, anche perché non è che puoi dare tanti colori strani e sgargianti quando stai realizzando una zattera. Direi che più o meno ci sta. Sta parte la lascio aperta in modo tale che possa circolare un po' d'aria, perché se dentro fai una scureggia, magari hai mangiato pesci pesanti, voglio dire, è meglio areare il locale. Da quest'altra parte invece possiamo fare la nostra camera da letto. Allora, vediamo di chiuderla. Devo purtroppo economizzare molto sullo spazio, perché come vi ho detto, più sono grandi le creazioni che facciamo e più sarà difficile farle galleggiare. Voglio fare in modo che più o meno siano simmetriche nei limiti del possibile, ragazzi. Non state a stracciarmi i maronzoli nei commenti. Perfetto, direi che ci sta. Casomai, per cercare di equilibrare il peso, mettiamo anche da questa parte una finestra iperpesante. Cosa potrebbe mai andare storto? Peggiore delle ipotesi, affondiamo. Tanto, sono imparentato con Schettino, praticamente. Anzi, a voler fare i precisini, ho messo un bel perno rotante e su di esso ci colleghiamo la finestra, così che all'occorrenza, soprattutto, ribadico, se hai mangiato pesante e hai dormito tutta la notte, lo accendo scuregge, puoi aprire la finestra ed evitare di morirci male e soffocato nella notte. Ok, mi è venuta in mente una pessima idea. Chiudiamo la parte posteriore della mia camera da letto e fra due secondi capirete perché. Direi di chiudere anche qui e di sicuro anche qua. Magari lascio uno spazietto per una finestrella d'emergenza che possiamo tranquillamente fare in vetro, perché non possiamo dimenticarci il gabinetto. Eccolo qua, perché non mi metto a fare la cacca in mare, che schifo, non voglio inquinarlo, cioè, che suona strano detto dal DeLong Gamer, ma ci siamo capiti. Mettiamo casomai un perno rotante in modo tale da poter fare la porta d'entrata ed uscita. Chiudiamo il tutto in maniera più o meno regolare, dovrò anche colorarlo appena possibile. E dato che vivo da solo, posso anche metterci una bella finestrella. Dopo ci mettiamo gli interruttori, che di mico craftato ce li ho in effetti, in modo tale da poter aprire all'occorrenza la porta del bagno. Per il resto la terremo chiusa ermeticamente. Ovviamente possiamo anche vedere di piazzare qualche lucina, tipo una qui e un'altra direttamente qua dietro. Aspetta, coloramele di bianco, anche se la gente si lamenta, ma è anche schifo le luci bianche. Vabbè, metti LED a intermittenza, faccio la discoteca, ragazzi, la prossima volta. E casomai qualche altra luce la possiamo collegare anche sulla parte frontale. Dai, direi che ci sta, non è bellerrimo, ma è giusto per alternare gli stili di costruzione, sennò tutte le mie costruzioni si assomigliano le une alle altre, anche in questo caso me la colori di bianco. Ok, che casomai qualora mi muovessi di notte, almeno riesco a vedere qualcosa. Ok, devo dire che sono abbastanza soddisfatto fino adesso. Allora, per me è passata oltre un'ora, io sono andato avanti per conto mio a sistemare le diverse problematiche della nostra gigantesca zatteronza. L'ho anche colorata un attimino, qua davanti ho messo le reti, le ho fatte di un giallino arancioncino, diciamo, in modo tale da emulare la corda di cui sono fatte normalmente. Per il resto l'ho fatto col marrone classico del legno di raft. Qui abbiamo il nostro lettino, ci ho messo un piccolo cactus e ovviamente, dato che è raft, voglio dire, ci ho messo la coltivazione delle patate. Voi direte, ma c'è una bacca, un coso, lasciate stare, fate finta che siano patate, volevo fare l'orticello più grande, vi dicendo. Ammetto, avevo in mente come fare un falò con sopra lo spiedo col cibo che girava, ma purtroppo non ho più tempo, sono in partita da quasi 8 ore e devo vedere di completare l'episodio, altrimenti non lo pubblico in tempo. Qua davanti ho messo anche un paio di chest in cui mettere tutti gli oggetti. Abbiamo il nostro bagno, non posso premere gli interruttori perché siamo sul lift, quindi per adesso non funzionano. Però devo dire che, oh, apparentemente dovrebbe funzionare. Ora vediamo di metterla in acqua. Per inciso, non vi dico quanto tempo ci è voluto a craftare tutta questa plastica con le bolle e a trovare un modo per distribuirla in modo tale che il peso fosse più o meno regolare. E sottolineo più o meno perché è un macello, è davvero un macello. Però in teoria dovrebbe funzionare. Allora, vediamo un po' che la porta del bagno funzioni. Perfetto, ho messo anche il pulsantino dall'interno, così ti puoi barricare e scaricare tutte le scorie radioattive accumulate. Per adesso la potenza dei razzi è impostata poco sopra la metà. Dovrebbe, in teoria, essere più che sufficiente per smuovere la nostra pesantissima zatteronza. Ho anche fatto un sistema di spegnimento o accensione, che dir si voglia, dei razzi, gestito dai pulsanti, in modo tale che se io volessi virare, posso accendere semplicemente
uno dei due razzi. Così facendomi è molto più semplice riuscire a virare. Poi, se premo 2 e 3, possiamo invece attivarli entrambi. E eventualmente possiamo anche fare la stessa cosa senza virare, spegnendo una delle due serie di razzi. Potete vedere che il tutto gira molto rapidamente. Questo, come ho detto, mi garantisce di poter virare questa cavolo di zatteronza in tutta tranquillità. Ma come potete vedere, oh, lei si muove. Teniamo ovviamente sotto controllo l'indicatore del carburante, altrimenti avremo un bel po' di problemi. Beh dai, per non aver impostato i razzi al massimo, devo dire che sprinta via abbastanza bene, ragazzuoli. Non so voi, ma io mi ritengo molto soddisfatto della nostra creazione. Come ho detto, questo ci permetterà eventualmente di creare delle barche, zattere o altre cose che siano decisamente molto più grandi. Ma non vi dico quanto ci è voluto per rendere il tutto galleggiabile. La galleggevolezza di questo di questa cavolo di creazione è stata un'impresa veramente titanica. Buono ragazzuoli, io direi che allora per questo episodio ci possiamo fermare qua. No, non so quando ci sarà il prossimo episodio di Scrap Mechanic Survival, perché come ho detto mi devono venire idee e devo anche procurarmi tutte le risorse di cui avrò bisogno. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace nella serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio in un futuro non meglio precisato. Ciao ciao!